Cambogia si fonda le basi del counseling grazie alla pubblicazione della sua opera principale, il primo testo che gli pubblicò, Counseling and Psychotherapy, nel 1942, nella prima versione italiana, che in Italia è edita da Astrolabio, si chiama Psicoterapia di consultazione. Questo perché poi vorrà approfondire, per il momento basatevi sulle esperienze, poi con il tempo se volete approfondire, ci sono anche testi per approfondire. Nel 1943 Rogers è invitato a collaborare da un suo ex allievo, un certo Nicholas Hobbes, uno psicologo delle forze armate americane, è invitato da questo allievo a collaborare per la ricerca sui soldati reduci di guerra, i quali dopo gli eventi traumatici vissuti durante la guerra avevano grossi disagi, grosse difficoltà, proprio per riadattarsi voi alla vita militare, voi anche per un'altra professione, la propria professione precedente, una professione in ambito civile. E dopo la stesura di un'approfondita relazione, nel 1944 il governo degli Stati Uniti gli offrì la direzione dei Counseling Service. Quindi vedete, nel 44 negli Stati Uniti nacquero i primi servizi di counseling. La ricerca lo portò alla pubblicità, a pubblicare un altro testo importante, un altro testo fondamentale dell'approccio di Rogers, che è la terapia centrata sul cliente. Terapia centrata sul cliente è edito in Italia da Martinelli, anche questo, poi per chi vorrà approfondire la parte tecnico-applicativa, potete acquistare successivamente. Poi nel 1962, che succede? Nasce l'opera di Maslow, l'Association for Humanistic Psychology, che è l'associazione di psicologia umanistica negli Stati Uniti. 62, e Rogers è considerato uno dei fondatori di questo orientamento della psicologia che nasceva negli Stati Uniti, psicologia umanistica. Il punto essenziale introdotto dal nuovo approccio di Rogers, come sapete, sono innanzitutto l'attenzione completa e il rispetto per la persona, per la sua esperienza e per il significato profondo che ogni persona attribuisce alla sua esperienza. Due, l'importanza data alle qualità umane, che secondo noi si trovano in tutti gli uomini e che bisogna piuttosto a farle emergere. L'importanza quindi data alle qualità, alle risorse umane nella risoluzione dei problemi, del disagio delle persone, anche nel percorso di crescita personale di ogni persona. Qualità umana come la responsabilità personale, per esempio, il senso di responsabilità, la libertà, la creatività, la tendenza verso l'autorealizzazione, la trascendenza e la spiritualità. Tutti aspetti spesso negati, comunque sicuramente trascurati dalla psicologia tradizionale in quei tempi, che era il comportamentismo, la psicoanalisi, eccetera. Il counseling rappresenta dunque nella sua matrice originaria un approccio interno alla psicologia umanistica e che offre le basi teoriche ma anche una pratica, una prassi oggi ampiamente sviluppata e collaudata da anni ormai nel settore di tutte le professioni inerenti alla relazione d'aiuto, al psicologo, all'assistente sociale, all'infermiera, la sua convinzione, l'assoluta certezza nel valore dell'uomo e delle sue immense risorse per riuscire ad affrontare anche le situazioni più difficili della sua vita, porta Rogers, come mi accennavo prima, verso la fine della sua vita, a
sperimentare e utilizzare questo approccio applicandolo anche al mondo della politica. Nella mediazione dei conflitti tra le nazioni e nella risoluzione dei problemi di carattere internazionale. Tra questi sono storici, sono ricordati il seminario di Lutemi in Austria nel novembre del 1986 sulla risoluzione dei conflitti tra i capi di Stato e delle nazioni in America centrale, dove c'erano, no, dei problemi delle conflittualità accese, e anche dell'America Latina, che fu frequentato da oltre 65 leader di ben 17 nazioni. E rimangono alla storia anche i viaggi, suoi viaggi nel Sudafrica, per svolgere alcuni seminari in un momento di grande difficoltà storica e politica, in un paese che era martoriato dal problema dell'apartheid, e anche storico, il workshop in Russia nel 1987, con l'obiettivo di avere un rapporto tra i cittadini statunitensi e i sovietici, in un periodo storico molto delicato.